Già che ci sono, vi faccio vedere un altro esercizietto che io faccio prima di andare a suonare, che è simile a quello che vi ho fatto vedere nel video precedente, ma qui è per scaldare un po' le mani e il piede che suona la cassa, che per me è la gamba sinistra, il piede sinistro, da mancino, per chi non è mancino naturalmente è l'altra gamba. Allora, il piede non lo vedete, però lo sentite. Questo, l'esercizio è questo qua. Quindi, per un po', e poi naturalmente non pensate a terzini, ottavi, drags, non c'è una metrica, non sono due misure, quattro, è un po' e un po'. Quattro colpi con le mani e la chiusura con la cassa, e poi due con le mani e la chiusura con la cassa. Naturalmente per noi jazzisti l'utilizzo dell'altra gamba, quindi dell'aiete, può essere altrettanto utile. Renderlo mobile, perché se suoniamo jazz moderno sappiamo che con l'hi-hat dobbiamo interagire insieme al rullante, alla cassa, e allora potete fare con l'altra gamba, l'ho fatto con questa gamba qui, e poi potreste anche farlo partendo non con la mano comoda, cioè la vostra destra, che per me è la sinistra. Partire con l'altra mano. In realtà io sono partito con la col no, ho fatto casino. Sì, certo, non con la vostra mano comoda, che per me è questa, ma partendo con l'altra, quindi eccetera eccetera, e con l'altra gamba. Non è niente di particolare, ognuno si inventa i propri warm-up, i propri riscaldamenti prima di suonare, ce ne sono un milione. Se poi vi portate dietro un pad, state un quarto d'ora a fare quello prima del concerto, meglio ancora. Però penso che a volte forzare un po' i movimenti, il schiacciare sul pavimento col piede senza avere nessun rimbalzo, un po' come studiava, come studia probabilmente ancora Dennis Chambers col pedale della cassa senza la molla, cioè i movimenti li fai tutti con i tuoi muscoli e con i tuoi tendini senza nessun rimbalzo. Ecco, un po' è quel concetto lì. A me torna molto utile. E poi mi siedo sulla batteria, cioè non mi siedo sopra la batteria, mi siedo sullo sgabello.